Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, nato a Torino il 12 aprile 1978 da Guido Argentero e Agata Bonanno, casalinga d'origine siciliana, ha vissuto a Moncalieri. Dopo gli studi superiori, compiuti al Collegio San Giuseppe, lavora come barman in una discoteca, continuando negli studi e laureandosi, nel 2004, in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino. Nella lunga intervista che Luca Argentero ha rilasciato al Corriere della Sera c'è spazio per parlare d'amore e della moglie, Cristina Marino. Dal corteggiamento classico, che l'attore racconta essere stato fatto di cene, primi appuntamenti, all'amore che è sbocciato, per lei, guardando il frigo di lui. Marino ha infatti affermato: «Mi sono detta sì, è lui. La prima volta che ho aperto il frigo a casa sua, hamburger vegetali, zenzero, lime, sembrava che la spesa l'avessi fatta io». E Argentero conferma: «Il mio frigo è esattamente così. Prendersi cura di se stessi è importante. Scegliere quello che si mangia e stare in forma è uno stile di vita. Che non vuole dire solo rinunce, stenti e sacrifici. Pizza, gelato, pasta al sugo vanno benissimo. Ma invece i cibi confezionati». Poi racconta di come la moglie lo tenga in forma. È severissima, al limite dell'insopportabile. Ma avere un personal trainer in casa è un privilegio.